Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio suggerirvi alcune strategie per suddividere il vostro portafoglio di criptovalute. Ovviamente questi consigli sono frutto della mia esperienza e anche dei miei fallimenti. Come in ogni settore si cresce la maggior parte delle volte quando si sbaglia, anche se in questo campo si rischia di perdere dei soldi. E questo per dirvi, tutti i consigli che potete ascoltare da altri video, dai miei video, fate sempre i vostri ragionamenti, perché quello che può essere giusto per me magari è sbagliato per voi. Quindi fate le vostre scelte, fate le vostre valutazioni e nel caso sposate i consigli che vi vengono dati, ma solo se vi trovate d'accordo con quello che viene detto. Ragazzi, iniziamo subito questo tutorial dopo la sigla. Allora, il primo consiglio che mi sento di dare per chi entra per la prima volta in questo settore e magari per chi è già un pochino più sgamato ma non va a pensare a ridurre al minimo il rischio del portafoglio è di investire su Bitcoin. Vi dico questo perché Bitcoin è la valuta principale, quindi ogni volta che si verifica un inserimento importante di liquidità nel mercato passa prima da Bitcoin, poi eventualmente si suddivide nei progetti altcoin un pochino più validi. Comunque passa sempre da Bitcoin. Un'altra cosa che magari uno non pensa è che se dovesse fallire Bitcoin, in quel caso lì fallirebbe tutto il settore delle cripto. Immaginatevi un po' come Bitcoin, come il dollaro dei giorni nostri. Tutti gli acquisti anche esteri di aziende e compagnie varie vengono rapportati al dollaro. Se il dollaro crolla, crolla tutto il resto a catena. E Bitcoin è la stessa cosa, è il dollaro delle criptovalute. E, diversamente, se voi andate a investire la maggior parte del vostro capitale su altcoin, magari anche con un ottimo potenziale, ricordatevi che un altcoin è un progetto, è un progetto alle spalle, c'è un'azienda fintech. Nel caso fallisse questa azienda o il loro progetto non si rivelasse all'altezza delle esigenze del mercato, potrebbe fallire. In quel caso lì cosa succede? Fallisce il progetto, ma non ne risente il mercato stesso, diversamente dal fallimento eventuale di Bitcoin. Quindi Bitcoin ad oggi in questo settore vi riduce il rischio veramente al minimo. Quindi se avete paura di mettere a rischio il vostro capitale, investite la maggior parte o quasi il 90% del vostro capitale su Bitcoin. Non vi fate spaventare dai rialzi improvvisi dei prezzi o dagli abbassamenti improvvisi dei prezzi, perché è un mercato volatile. Voi dovete sempre ragionarla sul lungo periodo, mai nel breve periodo, perché potete comprare tranquillamente una criptovaluta che oggi vale, supponiamo, 10 euro. In una notte c'è stato un sell, una notizia che ha fatto venire voglia di vendere o anche paura di detenerla per un possibile crollo. Vendono in massa e il giorno dopo vi ritrovate magari con una criptovaluta che vale un euro o due. Quindi state ben attenti a come diversificate il portafoglio, ma soprattutto non fatevi guidare dalle emozioni. Se avete paura in quel momento non agite, se siete troppo euforici perché il mercato sta salendo di botto non entrate, anche se vi viene voglia, o comunque entrate a step, entrate a rate sempre con dei piani di accumulo, perché queste emozioni vanno a influire negativamente sul vostro operato. Quindi, prima regola, utilizzate un pack e investite su Bitcoin. La seconda regola è che una porzione del vostro portafoglio andare a diversificarlo sui progetti che ritenete più validi. Progetto più valido, attenzione, non vuol dire che al momento costa pochi centesimi, magari un progetto valido può anche costare attualmente una singola coin 200 o 200 dollari, ma nell'immediato o comunque nel medio periodo quei 200 dollari possono anche triplicarsi. Quindi non è sempre buona cosa andare a comprare delle criptovalute con un prezzo bassissimo, perché sono allettanti, non lo nego, ma essendo tecnologia andate sempre a studiare il progetto che c'è alle spalle. Andate sempre a valutare in ogni progetto qual è il rapporto tra rischio e beneficio. Perché vi dico che Bitcoin ha un rischio più basso? Perché nel lungo periodo sicuramente avrà la meglio rispetto a tante altre criptovalute e avrà una crescita abbastanza regolare o comunque una crescita esponenziale nel tempo. Quindi il rischio
rispetto al beneficio su Bitcoin è veramente bassissimo. Un'altra criptovaluta sicuramente da avere nel portafoglio è Ethereum. Ethereum è una blockchain nata per sviluppare applicazioni decentralizzate e anche lei, come Bitcoin, il rischio è molto più basso rispetto al beneficio, quindi vale la pena detenere anche una porzione di capitale su questa blockchain e su questa criptovaluta. Un'altra porzione di portafoglio potrebbe essere utilizzata su quelle altcoin che permettono lo staking, quindi bloccare per un tot di tempo la criptovaluta per avere degli interessi. Ma attenzione, staking con interessi. Non confondetevi con lo staking per votare, lo staking per convalidare i blocchi. Deve essere uno staking per avere un ritorno di capitale. Vi faccio l'esempio di questo periodo, Swipe, che è un portafoglio secondo me ottimo, ha la sua criptovaluta che sta avendo anche un buon successo, è stata acquistata da Binance, e Swipe all'interno del suo portafoglio permette lo staking di alcune criptovalute, ma soprattutto di Swipe stessa, e dà un premio del 16% annuo. Senza vincoli di tempo, si può prelevare in qualsiasi momento, le ricompense vengono suddivise, vengono versate ogni settimana fino a un massimo del 16% annuo. Quindi, oltre Bitcoin e Ethereum, si potrebbe pensare di inserire nel proprio portafoglio delle criptovalute che vi danno delle reward, degli interessi. Oltre ad avere gli interessi, a fine del ciclo, che può essere 6 mesi, un anno, 2 anni, quando toglieremo dalla pool per avere questa marginalità, ci ritroveremo gli interessi più il valore attuale della criptovaluta stessa. Quindi, se un progetto è valido e crescerà esponenzialmente nel tempo, avremo due vantaggi: interessi maturati, e nel mentre non abbiamo venduto magari per seguire delle emozioni sbagliate quella determinata coin che ha ottenuto un successo pazzesco nel tempo. Un altro consiglio è magari andare a vedere nel basso della CoinMarketCap delle criptovalute con una capitalizzazione di mercato un pochino più bassa. La capitalizzazione di mercato è esattamente il valore di una criptovaluta moltiplicata per le criptovalute in circolazione. Normalmente una valuta che ha un progetto alle spalle solido e una bassa supply ha più potenziale di crescita di prezzo rispetto a una criptovaluta con una capitalizzazione altissima. Quindi evitate di avere la maggior parte del capitale su una valuta anche che costa veramente poco, ma che pensate possa arrivare nel breve termine a fruttare dei milioni, così senza un fondamentale. Meglio avere nel portafoglio una diversificazione di 10-20 criptovalute, ma si conosce bene il progetto, si sa l'utilità che avrà nel mondo reale e nel mondo della blockchain, e sicuramente daranno più soddisfazioni rispetto a quei progettini che costano pochissimo al momento del lancio, ma che magari non hanno veramente le basi per poter crescere. Volendo stimare delle percentuali, posso tranquillamente consigliarvi di detenere almeno un 70% del vostro portafoglio in Bitcoin, 20% in Ethereum e 10% in altcoin. Come ho detto, in questo momento, se si riesce a diversificare su delle altcoin che danno degli interessi, ancora meglio, e soprattutto se le altcoin si riferiscono al boom attuale della DeFi, che hanno un potenziale di crescita veramente elevato. Ragazzi, per questo piccolo tutorial, che più che tutorial erano dei consigli, fatene tesoro e comunque valutate tutto quello che vi ho detto con la vostra testa e agite di conseguenza. Per questo video è tutto, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di unirvi alla mia community Telegram, dove vi possiamo dare supporto continuo. Mi raccomando, in ogni cosa che vi viene detta non sono consigli finanziari, ma sono solo frutto di esperienze personali. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.